Buon pomeriggio Antonella. Buon pomeriggio Gigliola, ci troviamo tra Pescara e Montesilvano, fuori dalle poste, da un ufficio postale. Perché questo? Perché sappiamo tutti che adesso per prenotarsi per i vaccini Covid occorre rivolgersi alla piattaforma delle poste. Sì, hai detto bene tu, andiamo per ordine. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Veri, ha risposto al gruppo Vaccini Abruzzo in Chiaro, per il quale, come abbiamo sentito, la vaccinazione è diventata una lotteria in aperta polemica non solo con la regione ma anche con il governo. Ma ci sono altre tematiche importanti che abbiamo affrontato con l'assessore Veri. Rapidamente, lunedì inizieranno le vaccinazioni per le persone dai 70 ai 79 anni. Martedì invece inizieranno le prenotazioni sulla piattaforma delle poste, sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, prenotazioni per gli over 60. Ecco, questo è importante, quindi gli over 60 potranno prenotarsi sulla piattaforma delle poste o al numero verde 800 00 9966 oppure al postamat che vedete qui alle mie spalle. Anche se non si è clienti delle poste, basta avere il tesserino sanitario attraverso i portalettere. Si riceverà in tempo reale data, ora e luogo della vaccinazione. Altra questione importante, poi ascolteremo l'assessore Veri. Sul sito invece della Regione Abruzzo è stata riaperta la piattaforma per quanto riguarda le prenotazioni per le persone con disabilità fragili e familiari. Ricorderete la polemica di ieri, la denuncia di carrozzine determinate. Ma per avere l'ufficialità di quanto ti ho appena detto, Gigliola, io direi di mandare l'intervista che abbiamo realizzato Diego Martelli ed io all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Ascoltiamola. Innanzitutto noi stiamo seguendo quelli che sono gli indirizzi ministeriali e abbiamo aperto le piattaforme a seconda dell'età cronologica e a seconda delle patologie. Voglio fare una sintesi di quello che è avvenuto fino ad oggi in tutta la regione Abruzzo. Stiamo ultimando tutti gli over 80, abbiamo vaccinato i disabili con la 104 e con l'accompagnamento articolo 3,3. Adesso si sta continuando a vaccinare i fragili. Da lunedì vaccineremo i cosiddetti non fragili dai 70 agli 80. E la novità è che da martedì apriremo la piattaforma dagli anni 60 agli anni 70 per coloro che non hanno patologie. Ecco, spieghiamo bene. Chi non ha patologie ed è over 60 può prenotarsi sulla piattaforma delle poste, Sì, giusto? si può prenotare sulla piattaforma delle poste dove avrà indicato sia il luogo sia il giorno in cui sarà vaccinato. Ripeto, però, prevalentemente per coloro che hanno, diciamo, persone sane che non hanno patologia. Altro elemento importante, da questa notte abbiamo riaperto la nostra piattaforma regionale per i disabili, ma soprattutto per i loro caregiver, in quanto è una piattaforma che era già aperta dal 18 gennaio e quindi dopo mesi era stata chiusa proprio per permettere questi indirizzi più precisi poi da parte delle poste, ma abbiamo ricevuto diverse richieste dalle associazioni dei disabili in cui chiedevano di tenerla ancora aperta perché c'erano persone che non ancora davano la propria adesione, per cui io immediatamente da questa notte ho riaperto questa piattaforma dove si possono iscrivere, dove possono aderire. Tornando alla piattaforma delle poste, poi è un sito molto intuitivo, ci si può prenotare in diversi modi, quindi è bene leggere sul sito in questione. Sì, e poi devo dire che la piattaforma poste porta a quella un po' che è la disomogeneità della nostra regione, perché ci sono province che hanno più comuni, quindi province che hanno più residenti, per cui ci può essere questa disomogeneità tra una provincia e l'altra. Ad esempio la provincia di Chieti è quella che
che ha più residenti, che ha più comuni, ma voglio anche aggiungere che da lunedì anche nella provincia di Chieti sarà attiva una unità mobile proprio dell'esercito per entrare ancora di più nella prossimità di quei comuni distanti. Quindi stiamo seguendo in maniera precisa, attenta. Se si dovesse creare qualche disguido non è certo perché non c'è una programmazione, ma perché si vogliono dare delle risposte. Ai manifestanti dunque che dicono che la vaccinazione è una lotteria, cosa risponde l'assessore Veri? Assolutamente no, la vaccinazione è l'unico elemento valido per combattere questa epidemia e questa pandemia. La nostra regione è nella media nazionale per aver somministrato i vaccini e io mi auguro, così come è stato già deliberato, che entro il 30 settembre ci possa essere l'immunità di tutta la nostra regione. Dunque la vaccinazione della gran parte degli abruzzesi. La vaccinazione della gran parte degli abruzzesi, daremo questa ulteriore possibilità a coloro che non hanno patologie di poter immediatamente aderire e quindi vaccinarsi anche con l'AstraZeneca, che purtroppo fa riflettere ancora un po' dei nostri cittadini, delle nostre residenti, però unendo queste forze io dico che siamo in grado di fare un'ottima percentuale.